Buongiorno, benvenuti a questa diretta del lunedì 12 novembre. Vi ricordo che questa sera, lunedì, come tutti i lunedì, a Quarta Repubblica, in prima serata a Rete 4 ci sarà Quarta Repubblica. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Secondo i titoli del Corriere della Sera, ma non solo del Corriere della Sera, il titolo della giornata è la risposta in diretta di Salvini alla piazza di Torino. Risposta in diretta perché Salvini direbbe che bisogna fare le grandi opere. Mentre Di Maio dice, come voi sapete, che non bisogna riguardare dentro a tutte le opere. In realtà poi sul Messaggero la cosa viene specificata meglio, e cioè che Salvini non aveva detto bisogna rivedere di fare tutte le grandi opere, ma semplicemente la TAV si può rivedere, ma le grandi opere si devono fare. Insomma, un gioco di stile tra i due in cui si capisce che Salvini è più sviluppista rispetto a Di Maio. Castelli sul Fatto, vice ministro dell'economia, quella che pesa, dice la TAV è inutile, in maniera diciamo apodittica, no? La TAV è inutile. Sul Messaggero, vi ripeto, però Salvini dice si devono fare nuove verifiche. La cosa che, buongiorno Paolo, la cosa che beccato in diretta, quindi uno che mi becca in diretta vuol dire che ci sperava da tempo, e oggi un po' tardi, sono le 11:11, sono in diretta, ma il punto fondamentale è che oggi sui giornali lo leggete bene nelle cronache di quello che ha detto Salvini ieri alla scuola di formazione di Armando Siri, uno dei pochi liberali, Doc, Aug, Giorgio, Sisi, buongiorno. Bene, che cosa dice alla scuola formazione leghista di Armando Siri ieri Salvini? Sentite bene questa frase, virgolette, aperte le virgolette, come fanno gli americani con quell'orrendo gesto così, no? Aperte le virgolette, dice: l'onestà non accompagnata dalla competenza è un disastro. Avete capito che cosa ha detto ieri Salvini? L'onestà non accompagnata dalla competenza è un disastro. Lo leggete sulle cronache di tutti i giornali. Io forse ci avrei fatto un titolo su questo titolo, su questa battuta che ha fatto ieri Salvini alla scuola di formazione di Siri, cioè proprio dai dirigenti della Lega. Sapete perché? Perché onestà, onestà, onestà e l'incompetenza al potere sono stati il mantra di questo governo nella sua componente grillina. E il fatto che uno dei suoi leader di questo governo dica l'onestà senza la competenza serve a niente, anzi è un disastro, è una roba incredibile. Come volume? Mi dicono che c'è volume? Io non lo so, penso che più di avere qua il microfono non posso fare, il volume mi sembra piuttosto alto. Nel frattempo vi segnalo che Conte ha rilasciato la seconda intervista nel giro di poco tempo a Maurizio Molinari, direttore della Stampa, in cui si parla della piazza di Torino. E che cosa dice Conte sulla piazza di Torino? Zero! Zero! Un altro ambrogino d'oro al no, anzi un mestolo d'oro, una zuppa d'oro, chiamiamola così, il premio alla zuppa d'oro per l'intervista più inutile del mondo, Conte, oggi sulla Stampa. Dice qualcosa Conti? Niente! Niente! Valuteremo, capiremo. Vi ricordate i nuovi mostri? I nuovi mostri, io lo dico sempre perché quando vedo Gassman che dava lo schiaffone al parrocchiano, ho sentito annamo, dimo, famo, menamo, e gli dà una botta sulla faccia. Ecco, quello mi sembra Conte ai giornalisti, che non sono puttane, come dicono quelli del Movimento 5 Stelle, sono dei cazzoni, perché a Conte gli abbiamo dato due pagine per non dire nulla. Leggetevele, vi prego, leggetevele. Ci sono due battute totalmente inutili sulla TAP. Questo non è colpa del giornalista, ovviamente, ma è il modo in cui noi facciamo, anche io quando intervisto queste persone in televisione non ti dicono nulla. Dovremmo chiudere la televisione, dovremmo forse chiudere i giornali e la televisione chiusa, non li facciamo parlare, non dicessero più nulla, dicono solo cagate. Quando dicono una cosa come quella di Salvini, l'onestà non accompagnata dalla competenza non va nei titoli dei giornali. Comunque, straordinario, straordinario. E vi dico la verità, che se avete il tempo di scaricarvi, prendere, comprare, anzi meglio comprare la Stampa, compratevi la Stampa, leggete queste due pagine di politici, di politiche, di trattati internazionali sulla Libia. Due palle che neanche la Potionkin ci renderebbe giustizia. Nel frattempo noto sul Corriere della Sera, ma non solo, sì, il mestolo d'oro, bravo Fausto, il mestolo il mestolo d'ora. E allora, l'altra cosa che io noto, e voglio farmi un po' di nemici, io sono uno, come sapete, che è super a favore dei vaccini, e io mi vaccinerei contro anche, non so, non il morbillo, mi vaccinerei contro il mal di testa. Se ci fosse un vaccino contro il mal di testa, io mi vaccinerei contro il mal di testa. Ma oggi noto un po' una follia. La follia è che per essere a favore dei vaccini, come lo sono io, per dire che ci si deve vaccinare, come dico io, bisogna forse convincere la gente
gente che noi giornalisti non esageriamo, che non diciamo cagate. Perché se io oggi leggo sul Corriere della Sera una pagina intera e poi mi leggo un titolo di questo tenore, epidemia all'ospedale di Bari, che sta succedendo? L'epidemia all'ospedale di Bari, dove voi sapete negli ospedali muoiono purtroppo centinaia di persone per resistenza per esempio agli antibiotici, cioè ci sono delle morti mostruose negli ospedali, le infezioni ospedaliere sono micidiali. Per cosa ci sono questi, per cosa c'è questa epidemia? Perché ci sono 7 persone che si sono prese il morbillo per colpa di 2 genitori cazzoni che sono andati lì a far curare un bambino di 10 anni che c'aveva l'otite, aveva anche il morbillo, e se lo sono, e là ha conteggiato alcune persone, tra cui un bambino di 11 mesi all'ospedale. La cosa è positiva? No. La cosa è assurda? Sì. Ma il punto fondamentale è che rendiamo, drammatizziamo una cosa grave come se fosse la fine del mondo. Non è la fine del mondo. Non, io ho preso il morbillo? Non sono morto. Molti hanno preso il morbillo? Non sono morto. È giusto vaccinarsi? Sì. È assolutamente giusto vaccinarsi. Ma che io veda un titolo a 3 colonne sul morbillo e un approfondimentino di 10 righe sul fatto che in Italia abbiamo avuto il record di morti per droghe sintetiche spacciate agli adolescenti da spacciatori in questo paese, 128 morti, 128 morti per droghe sintetiche, io la trovo un errore nella categoria e nella gerarchia delle notizie. Questo io trovo un errore. Poi possiamo discutere liberalizzare, non liberalizzare, legalizzare, fate quello che volete, ma quella è un'emergenza 3 volte superiore a quella dei femminicidi, ma c'hanno 5 righe. Se il morto viene ucciso da 5 persone, stuprata come la Desiree, va sui giornali per 5 giorni, ma ogni 2 giorni muore un adolescente sulle nostre strade per queste droghe sintetiche, e noi ovviamente consideriamo grave l'epidemia del morbillo, che è grave, ma teniamola nel suo alveo, se no rendiamo le cose in gerarchie, su gerarchie diverse. L'ultima notizia della giornata che a me ha affascinato moltissimo è la questione del referendum dell'ATAC. Tempo, ci meritiamo l'ATAC, il giornale romano. Giannino, molto bello il suo pezzo oggi sul Messaggero, dice, beh, sapete, i cittadini hanno deciso una cosa molto semplice, hanno deciso di far decidere il Consiglio Comunale e la Giunta su che cosa fare dell'ATAC, però bisogna anche stare molto attenti, dice Giannino, perché l'ATAC è l'azienda dei trasporti municipalizzati più scassata d'Europa, e vabbè, e questo lo sapevamo, in cui proprietà e regolatore, cioè chi ha le azioni della società e chi dovrebbe regolare il servizio di quella società, sono la stessa persona, cioè la Raggi, cioè il Comune di Roma, prima di lei Marino, prima di lei Alemanno, prima di lei Veltroni, prima di lei, non so, Ugo Vetere, è sempre rimasto nelle mani della stessa persona. E questo referendum serviva almeno ad attribuire la proprietà a qualcuno o comunque metterla a gara, e il regolatore era persona diversa. Oggi cosa spiega Giannino? L'ABC. Cioè che se proprietà e regolatore sono la stessa persona, cioè il Comune di Roma, e alla fine chi privilegiano? I cittadini che vogliono un buon servizio o i loro 10.000 dipendenti che portano voti, che gli rompono le balle, che gli bloccano la città? I 10.000 voti, i 10.000 dipendenti, è quello che sta avvenendo. Cioè hanno sempre privilegiato le esigenze di chi lavora nell'ATAC rispetto alle esigenze dei cittadini che vorrebbero un servizio pubblico funzionante. Va privatizzata, dice Françoise, punto, e deve funzionare, punto. A Milano fa utili all'azienda dei trasporti, a Roma da anni perde ed è in fallimento. Voi cittadini romani, mi ci metto pure io, ve ne siete fottuti e non siete andati. Benissimo, tenetevi questa ATAC e gestitevela come cavolo vi pare. La cosa che non funziona è quando la Raggi chiederà un po' di soldi agli italiani per rimettere in sesto le sue minchiate. Ecco, questo forse io alzerei il dito e direi no cara, no cara, quei soldi non te li diamo. L'Italia non vuol dare più soldi all'ATAC di Roma che voi romani vi volete gestire. Ci metto me stesso. Io la prendo la metropolitana, vedo come funziona. E non c'è soltanto il video della suora che evita di entrare e pagare sui tornelli. C'è una, come possiamo dire, un atteggiamento diverso rispetto alla cosa pubblica. Lo possiamo dire noi romani? Sì, lo possiamo dire, lo vogliamo anche dire. Vediamo che altro c'è. Beh, straordinario, riguardo alla Raggi vi segnalo soltanto che sul Fatto del Lunedì oggi è straordinario, Travaglio risponde a un pezzo di Merlo, prendendo sempre in giro Merlo con il nome e cognome storpiati, che è la caratteristica dei bambini, come possiamo dire, dei bambini frustrati, quelli di sbagliare, cioè i bulletti a scuola sbagliano i nomi degli altri, quindi Travaglio e Fede sono dei, diciamo, dei due maestri nello sbagliare i cognomi degli
gli altri, quindi sbagliano il nome di Merlo, lo chiama Merli e dice sulla Raggi, prendendo in giro Merlo, guarda che la Raggi non ha detto, è stata assolta e non ha detto nessuna bugia. Allora Travaglio, che la Raggi è stata assolta è fuori di dubbio, ma che non abbia detto nessuna bugia, cioè esattamente all'anticorruzione sul fatto che lei è stata a nominare il fratello del suo segretario corrotto, è stata lei a nominarlo e ad aumentargli lo stipendio, invece è stato il fratello a dirglielo, non ci sono più dubbi. Chiaro, c'è scritto anche nelle motivazioni della sentenza di assoluzione, ma comunque questo Travaglio non lo vuole leggere, non lo vuole sapere. Sui giornali che sono prostitute si interroga Sallusti, dice sì sì, i giornalisti sono prostitute, lo dice anche Vittorio Feltri, lo dice anche Veneziani, tutti noi giornalisti sappiamo che siamo pagati da qualcuno. Però dice Sallusti, e questo secondo me è molto divertente, ma scusatemi, Di Battista da chi viene pagato per fare la prostituta in Sud America? È un giornalista, viene pagato dal Fatto, prostituta anche lui? Di Maio, pubblicista iscritto all'ordine dei giornalisti della Campania, è prostituta di chi? È una prostituta saltuaria, a differenza nostra non viene pagato tutti i giorni. E continua Sallusti nel suo fondo sul giornale, e scusatemi, è Paragone che parla male dei giornalisti? Non è lo stesso Paragone che chiamava Silvio Silviuccio, era berlusconiano con Berlusconi, era bossiano quando fu nominato in Rai da Bossi e oggi è diventato, dice, una prostituta del Movimento 5 Stelle? No, le prostitute sono sempre gli altri, posto che quello è un mestiere molto dignitoso, mi sembra che scriva oggi Veneziani in un bel pezzo sul Tempo, in cui dice c'è un fondo di ragione sul fatto che noi giornalisti siamo delle prostitute, ma i grillini non rappresentano l'alternativa, anzi la caricatura di quello che loro vorrebbero risolvere. Tesi di Veneziani. Direi che per il momento oggi è tutto, io vi ricordo questa sera con Sallusti, con tanti altri ospiti, parleremo di questo gran casino nel governo che oggi si è, diciamo, un po' sopito sotto le ceneri dei carboni ardenti della manifestazione di Torino, ne parleremo in Quarta Repubblica alle 21.30 su Rete 4, mi raccomando, ecco qua Filippo, la Raggi non ruba soldi, la differenza tra il rubare soldi e farceli sprecare è importante perché probabilmente non si arricchisce come Mimmo Lucano, ma se permetti, io, a differenza di Galli della Loggia e di tanti altri che hanno votato la Raggi, beh, insomma, questa città gestita dalla Raggi, lei non li ruba, ma io li perdo. Il procedimento è uguale. E vi consiglio a tutti la lettura, la trovate sul mio sito, di Campanile, in cui spiega che il vero pericolo non è il delinquente che vuole il suo guadagno e per questo vi penalizza, ma purtroppo gli stupidi che non guadagnano loro e non guadagni neanche te. Detto questo, invitate, sì, l'ho invitata la Raggi, non vuol venire, brava Françoise, stasera chi non guarda Quarta Repubblica sarà denunciato, Franca ci sarà, Carolina pure stasera, questa sera c'è un bel film su Italia 38, Luca Simonetti invece vuol vedere Italia 38, chi paga i grillini sono i redditi di cittadinanza, See You Tonight, Nadia, Alberto Stefano, per favore Nicola Porro, stasera spiega agli italiani che la domanda per ottenere, boh, Raggi assolta, Romani condannati, Santanché, Martina Volca non fa pena per incompetenza, vabbè, Michele Gatti, buongiorno, gigante Nicola, ci vediamo stasera, gigante Paolo, se ci sei, noi ci vediamo questa sera, sì sì, lei non li ruba e io li perdo, grande, essere incapace e voler fare è come rubare, bravissimo Susanna, essere incapace e voler fare è come rubare. Gianluca, ti sei collegato ora, un po' troppo tardi, la diretta è finita, ci vediamo domani sulla zuppa e stasera ci vediamo come sempre a Quarta Repubblica, ciao!